tentato di ragionare su una veste transnazionale. E che cos'è? Ecco, certamente un brand, quindi vuol dire avere delle località minori della montagna, quindi sull'area alpina e prealpina, caratterizzate evidentemente per alcuni elementi che gli consente di avere questo brand che è già stato creato e realizzato in Austria, se ne è già avvalso in un progetto analogo la Forni di Zoldo, se non erro, che adesso poi Zoldo Alto, insomma, con tutti i problemi che ne consegue, lo sappiamo. Allora, quindi che cosa da tempo lo stiamo immaginando, posizionando, sarà la Lessina Montemauro. Rendiamo onore e merito alla dottoressa Canzarotti che è riuscita a recuperare 571.000 euro, questa volta l'ho detto giusto, per finanziare la messa a punto, giusto? E messa in sicurezza dell'alta via della montagna, che vuol dire un percorso di 106 km, se non erro, da Volca al Monte Baldo. Siamo da quelle parti? 110 km di percorso ciclo pedonale messo in sicurezza con circa 10 totem di innovazione tecnologica, di smart technology, sostenibilissima peraltro, e che coinvolgerà 13 comuni della montagna veronese. Io questo è quello che chiamo l'altra. Poi sopra ci dobbiamo mettere il software, cioè qualcuno lo deve, come dire, promuovere. Allora, ragionando in un gruppo di studio che da un annetto si diletta a studiare un po' di fondi europei per capirci un po' di più, è venuto fuori ed emerso, perché fra noi c'è una persona che è all'interno del CAI, dell'Alpino Italiano, la possibilità di prendere a riferimento quindi questo concetto che sono il villaggio degli alpinisti. E quindi immaginare 13 comuni, se ne hanno le caratteristiche, le condizioni e il desiderio di metterli in rete, o se non fossero tutti una parte di loro, e quindi realizzare quello che potrebbe essere il cammino dell'alta via della montagna, come ci piace dire a noi, giusto? Vabbè. Noi l'abbiamo battezzato in un modo leggermente diverso, dalla terra dei cibri ai fiori del Baldo. Per chi è appassionato sa che sul Monte Baldo e sull'Altissimo ci sono evidentemente esemplari unici, eccetera, così come tutti sappiamo più o meno che cosa vuol dire la tradizione cibra. Detto questo, dice, quindi, come si può un progetto di questo tipo inserire nel Cosme? Considerato che questo l'abbiamo centrato tutti, l'obiettivo generale. Diceva così, vabbè, faccio bella figura, ma insomma, almeno su quello siamo riusciti a fare di buono. Promozione delle località minori. Qualcuno mi ha bruciato anche su questo, non mi ha scritto l'obiettivo generale, ok? Ci avete messo del vostro. Obiettivo specifici, promozione delle località minori di montagna mediante la creazione, vabbè, di una ventina di villaggi di turisti. Devo dire che a riferimento doveva essere preso quello che è l'obiettivo generale del bando, questa è sicuramente una parte che abbiamo capito e poi declinato, e sugli obiettivi specifici, quindi è tutela del territorio, stimolare la competitività del turismo nella montagna, sarebbero negli ambiti alpini e prealpini, in ambito europeo, diversificare, innovare e migliorare l'offerta di qualità del turismo sostenibile, creare un ambiente favorevole allo sviluppo e cooperazione delle PMI, potenziare la cooperazione transnazionale di tutti gli attori coinvolti nella filiera a valore aggiunto del turismo. Qui la logica evidentemente è come la richiesta di, visto che l'Austria è già coinvolta, l'Italia sarebbe il secondo paese, il terzo la Germania e il quarto la Slovenia, evidentemente sulla condivisione di un progetto di questo tipo. Poi da qui è cominciata tutta la disquisizione se siano obiettivi specifici o se siano attività, e io solo sa quanto ci abbiamo battagliato sopra, perché abbiamo inserito quindi negli obiettivi quello, capire la differenza tra risultati e attività, perfetto, ci siamo capiti perfettamente. Quindi noi nei risultati abbiamo inserito la linea guida, la creazione di un marchio di qualità che valorizza un territorio, gli accordi transnazionali di partenariato pubblico e privato, la promozione e disseminazione. Sulla disseminazione non concordo, ma l'ho letto. Devo dire, non è così che evidentemente dico mi trovava particolarmente d'accordo. Io credo che, se ho capito, dico l'ambiente di risultato, i risultati attesi siano evidentemente gli accordi di partenariato transnazionale, gli accordi di partenariato locali, gli accordi di partenariato pubblico-privato, perché evidentemente vuol dire mettere insieme associazioni di categoria e quindi il territorio, l'ambiente e i comuni, ritenendo che poi le linee guida possono essere
una delle attività da realizzare, così come le altre attività da realizzare, e poi credo di non tediarvi oltre perché siamo arrivati già alla fine di quanto realizzato, quindi gli incontri formativi, la sottoscrizione degli accordi di partenariato, questa è l'attività, l'attivazione dei corsi di formazione degli operatori, il sito web, materiale promozionale, partecipazione a fiere del turismo, conferenze transnazionali, scambi di alpinisti transnazionali. Devo dire che qui ci siamo un po' più o meno fermati, perché per quanto riguarda evidentemente il tempo sull'area degli indicatori veniva facile, diceva 18 mesi così ci prendiamo il massimo del tempo disponibile, però non siamo stati granché capaci di sviluppare il resto. Giusto? Ah, sono bravissimi, l'idea è stupenda.